C'è un film sul tennis che hai particolarmente nel cuore? Allora, è difficile fare un film sul tennis perché gli attori non sono credibili, perché chi sa come me cos'è il tennis. Non ci casca. No, si vede che non sono professionisti, no? Io l'ultimo che ho visto è proprio Borg e McEnroe. Stavo per dire questo. Che loro hanno speso tantissimo come effetti speciali ed è più credibile degli altri. E poi c'è questo attore norvegese, che non mi ricordo come si chiama, che interpreta Borg, che è impressionante, perché io che sono molto amico di Bjorn ho rivisto certe espressioni che mi ricordavo tranquillamente che lui aveva, per cui era credibile come personaggio. Quando giocano a tennis un pochino meno. È qui Bjorn, è qui. Ed ora il mondo intero attende che questi due fuoriclasse entrino in campo come due gladiatori. Adesso la tua vita, se te lo posso chiedere, com'è? Sembra anche molto nipotini, insomma, ma comunque... Beh, io sono un po' assente come nonno perché abitiamo in città diverse, per cui li vedo ogni tanto. Però sono pazzo di loro, come tutti i nonni che sono... Specialmente chi diventa nonno, no? Quando uno diventa nonno cambia un po' la vita, perché tante cose che non facevi con i propri figli lo fai con i nipotini. Poi essere nonno è molto più comodo che essere padre, perché poi stai con i nipotini, li vizi e poi dopo te ne vai a casa e invece i nipotini vanno con i loro genitori, per cui è tutto vantaggio. Va bene, allora promosso e consigliamo Una squadra naturalmente al cinema, perché i protagonisti siete voi e rimanete sempre fortemente nel cuore del pubblico. Evviva, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Ben trovato, grazie.